Bene, allora, ero rimasto a questo brano della mia tesi su Gandhi, tutti i suoi esperimenti con la verità si troverebbero dunque su di una linea di continuità e di progresso, cioè ero rimasto appunto al punto in cui dicevo, parlavo sempre dei cosiddetti esperimenti con la verità. E appunto alludeva al fatto che per Gandhi non ci sono stati, come dire, smentite ai suoi esperimenti con la verità, no? Cioè che tutto il suo cammino poi ha convalidato i presupposti iniziali, no? Dobbiamo crederci, non dobbiamo crederci, ma probabilmente la cosa richiederebbe un po' di riflessione, anche perché, come ho detto, Gandhi è una persona che ha avuto anche lui i suoi lati oscuri e bisognerebbe vedere in che misura questi lati oscuri hanno avuto una qualche influenza, no? Cioè il fatto che di recente sia stato dimostrato che in lui c'erano delle grosse zavorre di tipo razzistico, nazionalista e classista, cioè purtroppo è così e quindi questo getta un'ombra su tutto il suo pensiero. Però questo non, come dire, smentisce i presupposti, fondamentali del suo pensiero. Naturalmente si possono avanzare dei ragionevoli dubbi se sia stato davvero così, cioè se appunto, come dicevo prima, se davvero lui non ha mai avuto delle smentite ai suoi presupposti, ai suoi esperimenti sulla verità. Se in realtà Gandhi ha voluto anche egli chiudere gli occhi di fronte ai risultati di certe esperienze, perché la verità quando fa male noi tendiamo a negarla, a dire no, no, non è successo niente, quante volte vi sarà capitato di vedere una persona, no, che non sembrava rendersi conto della gravità della situazione, del vero significato di quello che stava succedendo, diceva no, no, non è successo niente, e poi in realtà era successo qualcosa di grave e non voleva ammetterlo. No. E di conseguenza Gandhi, che è un essere umano come tutti gli altri, può aver fatto la stessa identica cosa, perché tutti tendiamo a negare la verità. Chi più chi meno. Come può facilmente accadere a chiunque non appena questi mettevano in crisi le sue convinzioni. Quando succede qualcosa che mette in crisi le nostre convinzioni, noi tendiamo a negarlo. Questo è un fatto. È un fatto. Io mi sono trovato tante volte a dover discutere con persone che, vabbè, poi si dimostravano fondamentalmente fanatiche, no? Uno può anche ritenere che anche Gandhi, in fin dei conti, fosse un fanatico, anche lui, che avesse degli aspetti fanatici nella propria personalità. Non è da escludere, anzi, forse è abbastanza probabile. E, no, ma un fanatico normalmente nega la verità, cioè gli presenti un fatto e lui te lo volge in un certo modo, no? Cercando la pagliuzza. No? E non accorgendosi della trave che gli è scaraventato nell'occhio, che non lo vuole vedere. Becchiotti infatti afferma che se davvero Gandhi fosse stato attento ai risultati dei suoi esperimenti, avrebbe finito con l'abbandonare i metodi violenti come lotta politica di massa. Ma non è questa la questione fondamentale, si tratta di stabilire il valore teorico dei fondamenti dell'etica gandhiana. Perlomeno per quanto riguarda il senso del rapporto fra persone ed esperienza ad essi strettamente legati. Cosa significa? No? Vecchiotti, come ho detto, che è contrario alla non violenza, dice se fosse stato attento ai risultati dei suoi esperimenti, avrebbe finito con abbandonare i metodi non violenti come lotta politica di massa, cioè sarebbe reso conto che non è il sistema migliore per fare una lotta politica di massa, perché inevitabilmente si arriva a degli scontri violenti. Ovviamente uno può dire dipende dal contesto. Certamente la lotta non violenta non sarebbe stata utile di fronte all'invasione degli Unni,
l'invasione degli Unni in Italia, no? Metodi non violenti con gli Unni non credo sarebbero serviti a molto. Se è una banda di selvaggi, no? Di fronte, probabilmente neanche con i nazisti. Però in determinate situazioni, cioè quando appunto lo scontro non è fra semplicemente un'orda selvaggia e assassina e una popolazione civile, ma fra due popolazioni discretamente civili, forse la cosa può funzionare. Oggigiorno, dove gli scontri violenti diventano qualcosa normalmente di veramente eccessivo, nel senso che rischiano di destabilizzare molti paesi, di avere conseguenze in tutto il mondo, i metodi non violenti non dico che siano la cosa più indicata, però si può cominciare a parlarne, ecco, o ricominciare a parlarne, cioè magari si potrebbe provare a vedere cosa si può fare a riguardo, per esempio in conflitti come quello palestinese, cioè se i palestinesi potrebbero utilizzare metodi di disobbedienza civile nei confronti del governo di Israele e in questo modo magari anche portare dalla propria parte molti israeliani, in modo da ottenere una risoluzione appunto più pacifica, per esempio. Butto là un esempio, o in Egitto contro diciamo, contro il regime militare che adesso domina appunto l'Egitto, e un dominio abbastanza discutibile, perché appunto in quanto militare, no? Dopo che Mubarak è caduto, insomma, nel Nord Africa sappiamo che ci sono parecchi problemi, però non siamo ancora arrivati allo scontro armato definitivo, quindi può anche darsi che in una certa misura metodi non violenti possono essere utilizzati. Quindi, cioè, senz'altro Icilio Vecchiotti ha ragione nel dire che determinati conflitti con il metodo non violento appaiono molto, sì, utopistici, perlomeno molto discutibili, però in assoluto possiamo dire che, cioè, altrimenti non starei qui a parlarne, ecco. Cioè che metodi di non violenza possono essere utilizzati nel mondo moderno contemporaneo, che non ne può più di guerre, soprattutto di guerra mondiale, insomma il discorso vale la pena parlarne perlomeno. Dunque, ma non è questa la questione fondamentale se si tratta di stabilire il valore teorico dei fondamenti dell'etica gandhiana, cioè bisogna innanzitutto, prima di vedere a lato pratico, bisogna vedere anche il lato teorico, cioè teoricamente che valore può avere l'etica gandhiana, perlomeno per quanto riguarda il senso del rapporto fra persona ed esperienza, cioè adesso io sto cercando di capire in Gandhi quali sono i rapporti tra la persona e l'esperienza personale, il significato di esperienza, che magari può avere un significato anche che va al di là della non violenza, può riguardare cose che riguardano l'etica in generale, non semplicemente i metodi non violenti di lotta politica. La persona, presa nel suo singolo e concreto esistere, se si pone dei problemi etici, deve poter rispondere alla testimonianza di Gandhi. I suoi esperimenti non hanno per oggetto fatti secondari o contingenti, di cui la persona umana possa decidere che non li riguarda o che non è comunque tenuta a propria attenzione, bensì sono volti a capire la natura stessa dell'esistere umano, il rapporto della persona con gli altri, con se stesso e con tutto l'esistente. Cioè, appunto, i cosiddetti esperimenti con la verità non riguardano solo la non violenza come mezzo della lotta politica, ma non violenza anche esistenziale, cioè non violenza nei rapporti con gli altri, nei rapporti familiari, personali, di lavoro, sociali, di qualsiasi tipo, qualsiasi livello,
rapporti con la natura, gli animali, le piante, tutto quanto ha un altro, cioè un significato più vasto che quello della pura e semplice lotta politica. Solo il nichilismo più estremo, la più totale pigrizia etica, che affermassero l'insignificanza di ogni rapporto tra la persona umana e l'essere, potrebbe negare ogni validità alla prospettiva d'approccio ai problemi della morale adottata da Gandhi, cioè per dire solo una persona che non ha nessun senso etico può esimersi da porre interrogativi riguardo l'etica di Gandhi. Cioè, bene o male, cioè le questioni che Gandhi pone non sono secondarie, riguardano appunto il nostro esistere come persone, come esseri sociali, come esseri che vivono in questo mondo. Cioè bisogna porvi una risposta, dire sì questo lo accetto oppure no questo non lo accetto, per i seguenti motivi, cioè portarvi dei motivi, non semplicemente perché ci va così. Oppure potrebbe farlo chi adottasse un'etica fondata completamente o quasi su assunti a prioristici, per cui la differenza fra bene e male morale è già definitivamente stabilito da un atteggiamento fideistico o da una forma di razionalità astratta. Cosa significa? Cioè, appunto, solo oltre alle persone appunto, che non si pongono nessun problema etico, ecco, un'altra persona che potrebbe esimersi dal porre la questione dell'etica gandhiana è una persona che sa già in partenza cosa è giusto e cosa è sbagliato, no? Cioè perché magari la sua religione, cioè io seguo una religione che mi dice che è giusto questo, quest'altro, ed è sbagliato questo, quest'altro, e di tutto il resto non me ne frega niente, di tutti i ragionamenti non me ne frega niente perché il mio Dio mi ha detto che è così, punto e basta, no? Con queste persone, come con quelle che non si pongono nessun problema etico, neanche con queste puoi porre nessuna questione, perché i primi appunto non si pongono nessuna questione e i secondi pensano di aver già risolto tutto quanto, se credono di avere già la verità, no? In mezzo ci sono tutte quelle persone che non pensano di avere la verità pronta, no? Però pensano che la verità, la differenza tra giusto e sbagliato, sia qualcosa di importante, anche se non la possiedono in mano. Ma la prima prospettiva appartiene al puro irrazionalismo e la seconda, se non è irrazionalista anch'essa, rischia comunque di allontanarsi alquanto da ciò che dovrebbe essere il senso dell'etica, il senso globale delle vicende e dei comportamenti umani. Cioè, nel primo caso è irrazionalismo, cioè la ragione non può assolutamente dire niente né su ciò che è giusto, né su ciò che è sbagliato, né su ciò che è vero, né su ciò che è falso. Ci sono persone che hanno questa visione della vita, si chiamano nichilisti normalmente o irrazionalisti, seguaci del pensiero debole e via dicendo, relativisti estremi. Potete trovarli tanti termini, ma io ne ho trovati tante di persone così, no? Ecco, normalmente persone radical chic, che dietro un atteggiamento di estremo individualismo borghese nascondevano una mentalità fondamentalmente di destra, come c'è un'altra parte, no? Un borghese irrazionalista di destra. Nichilismo è il pensiero, è l'anarchismo di destra, fascismo anarchico, vanno sempre a braccetto, a braccetto. Tenete sempre conto di questo, a suo tempo farò anche serie di video su questo tipo di atteggiamenti che ho notato da parte di certi pensatori e certi seguaci di questi pensatori o semplicemente persone che condividono una certa visuale della vita. Dunque, in caso invece dei fanati ci sono quelli che insomma, come dire, non hanno il senso della realtà delle cose. L'etica esiste semplicemente perché esiste un problema dei rapporti fra persone. Non è che esiste perché c'è un Dio dall'alto che ti dà dei comandamenti, ma esiste un mondo in cui l'uomo si trova in mezzo e deve decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. E qui sono costretto a chiudere. Arrivederci.